Oggi vi parlo degli animali di potere e maestri spirituali. In accordo con molte tradizioni sciamaniche nel mondo, lo sciamano opera nel campo dell'invisibile, al suono ritmico del tamburo, ma sempre rimanendo cosciente. Si può dire che lo sciamano è un canale perché è sempre in compagnia dei suoi alleati spirituali, che in genere si manifestano in forma di animale, solitamente selvatico, oppure in forma umana, uomini o donne illuminati del passato. Questi alleati si manifestano secondo la direzione che lo sciamano esplora. Se si muove nella direzione del basso, in genere incontra animali di potere. Se invece si muove verso l'alto, incontra guide spirituali in forma di maestri. Sia nel cosiddetto mondo inferiore che nel mondo superiore, gli sciamani incontrano però sempre solo spiriti benevoli e compassionevoli, che hanno saggezza e portano la guarigione.